grazie Presidente. Intanto prendiamo atto che il Partito Democratico ha studiato molto bene la povertà, credo che ha imparato poco perché, visti i risultati, non ha imparato assolutamente nulla. Comunque, ma l'hanno studiata, è già qualcosa. Per comprendere l'importanza del provvedimento che stiamo discutendo, oggi è che ci apprestiamo a votare in quest'Aula della sua portata, degli effetti benefici che avrà sul popolo italiano. Per il mio intervento oggi chiedo mi sia concesso di prendere in prestito, quasi come un tributo, alcune celebre parole pronunciate da Roy Batty. Perché in merito alle pensioni, alle riforme promosse negli scorsi anni, al dibattito che è stato portato avanti dalle diverse forze politiche al riguardo, ci sarebbe tanto da dire. E dunque, potrei affermare che, sotto questo aspetto, io ne ho viste di cose che voi umani non potreste immaginarvi. Ho visto, signor Presidente, un governo legittimo che, sostenuto da una maggioranza parlamentare eletta dal voto dei cittadini, è stato costretto alle dimissioni, portato a esaurire il proprio mandato sulla base di ordini dall'alto, di pressione da parte delle lobby e delle alte finanze internazionali, a colpi di spread, con una buona pace del risultato delle libere elezioni con cui il popolo italiano si era liberamente espresso. Ho visto arrivare subito dopo un nuovo governo che per nulla rappresentava i cittadini, piazzato lì per valore degli stessi che avevano spinto alla caduta di quello primo, frutto di una maggioranza, di una manovra di palazzo. Il governo dei professori, dei loden, di quelli che dovevano salvare l'Italia, ma che invece hanno fatto l'esatto opposto, mettendo gli interessi dell'Italia e degli italiani all'ultimo posto della loro agenda amministrativa. Per anni abbiamo dovuto ingoiare le loro pessime riforme e le loro scelte sbagliate, sempre accompagnate dal bollino ce lo chiede l'Europa. Mai una volta, signor Presidente, avessero detto ce lo chiedono gli italiani. Ho visto ministri piangere, signor Presidente, per le loro stesse riforme, la legge Fornero ce la ricordiamo tutti purtroppo, ce la ricordiamo noi che l'abbiamo combattuta e nessuno se lo dimentichi, se lo ricordano i giovani, gli esodati, i lavoratori che hanno dovuto subirla. Un provvedimento iniquo che grida vendetta, votato nel 2011 in Parlamento dalla coalizione di partiti che sosteneva il governo Monti, PD, PDL, Unione Centro, Futura Libertà, Per l'Italia e altri gruppi. La Lega votò contro, signor Presidente, sempre coerenti e contrari a una legge ingiusta che andava abolita. Matteo Salvini e la Lega l'avevano promesso, lo stiamo facendo passo dopo passo, ancora una volta dalla parola ai fatti. Ho visto associazioni intellettuali, sindacati, sempre pronti a lanciare accuse contro questo governo o a scendere in piazza per manifestare il proprio dissenso, che poco o nulla hanno fatto per osteggiare e bloccare la legge Fornero, dando così ragione a chi sostiene che molto spesso certe sigle sono più preoccupate per difendere la propria di esistenza o le proprie di posizione di potere anziché difendere realmente i diritti dei lavoratori, in particolare degli italiani. Ho visto partiti politici che sono stati capaci di sostenere senza nessuna vergogna i governi Monte e Letta e di dare il proprio sostegno ai provvedimenti portati avanti da questi governi che hanno certamente e indiscutibilmente portato l'Italia sull'orlo del baratro, impoverito le famiglie, i lavoratori, i pensionati, insomma, impoverito gli italiani, che poi oggi, pochi anni più tardi rispetto all'approvazione di quella vergognosa riforma, indossare dei gilet blu contro questo governo che sta tentando di porvi rimedio. Io mi vergognerei. Gentile Presidente, come dicevo poc'anzi, ho voluto omaggiare Roy Batty per elencare le assurdità, le storture e le scelte sbagliate di chi ci ha preceduto. Nemmeno in Blade Runner, meraviglioso film di Ridley Scott, si sono viste cose così incredibili. Anche se non sono il grande attore Rutger Hauer, faccio mia la frase recitata nell'ultima epica scena. Lui diceva che tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. Ebbene, questo non è il nostro caso, perché nessuno di noi dimentica quanto è successo negli ultimi anni. E grazie a Matteo Salvini, grazie alla Lega, grazie a questo governo, siamo qui per cambiare le cose. Il contratto di governo lo dice chiaro, occorre provvedere all'abolizione degli squilibri del sistema previdenziale introdotti dalla riforma delle pensioni cosiddetta Fornero.
Daremo la possibilità di uscire dal lavoro quando la somma dell'età e degli anni contributi del lavoratore è almeno pari a 100, con l'obiettivo di consentire il raggiungimento dell'età pensionabile con 41 anni di anzianità contributiva, tenuto altresì conto dei lavoratori impegnati nelle mansioni usuranti. Lo abbiamo promesso, signor Presidente, lo facciamo e lo faremo. Perché questo non è un punto di arrivo, badi bene, ma è un punto di partenza per smontare quella legge Fornero e superarla, dando risposte concrete ai cittadini, dando la speranza di un futuro ai nostri ragazzi, consentendo a chi ha lavorato tutta una vita di godersi finalmente la meritata pensione. Siamo convinti che laddove si ripristina la libertà di scegliere se andare o meno in pensione, si regala dignità agli uomini e alle donne che hanno lavorato per tutta la vita, si consente di loro di scegliere, signor Presidente, sì, di scegliere, in un momento storico in cui tutto ci è imposto, questo governo consente alle persone di scegliere il proprio futuro. Abbiamo solo ascoltato, abbiamo solo avuto la forza e l'umiltà di ascoltare il grido di coloro ai quali quella dignità era stata tolta. Lo ha fatto Matteo Salvini, lo ha fatto questo governo, lo stiamo facendo noi in quest'Aula. A coloro che con il loro voto contribuiranno ad approvare questa riforma, dico, siatene veramente orgogliosi e quando ritornerete sui vostri territori, fatelo a testa alta, perché oggi è il giorno in cui gli italiani hanno vinto la loro partita, riprendendosi in mano finalmente il loro futuro. È tempo di cambiare. Grazie.